Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, come potete vedere, siamo tornati in quella incredibile serie dove i soldi partono. Perché ovviamente siamo qui con un altro video lotto, con un po' di roba interessante ovviamente, solita cosa. E la cosa bella di questo video è che è tutto dentro gli album, tranne un tin pieno di un po' di foil che vabbè. Solo un team alla fine. Si vede velocemente, non staremo lì a vedere chi e chi di comuni. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto del nuovo box di Corona Astrale. Ragazzi, se volete comprare Corona Astrale di Pokémon, la trovate. Se volete comprare OP08, lo trovate. Se volete comprare la nuova espansione di Yugi, che quando uscirà questo video potrebbe essere rota, trovate pure quello. Cioè, trovate di tutto. C'hanno nel caso in prevendita, c'hanno bonanza. Cioè, potete fare una marea d'acquisti e col mio referral link di codice sconto avete anche il 5% di sconto, che non è una cosa scontata e banale, perché tutti gli influencer non ve lo danno, Io ve lo do e voi usate il referral link e mi fate ottenere commissioni, che non è assolutamente male. Stessa cosa ragazzi per Jackstore. Jackstore ragazzi, il miglior negozio per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, One Piece e Yugi. Cioè, chi vi dà il giapponese, le giapponesate Yugi? Nessuno. Quindi referral link e codice sconto, mi sembra necessario. Ci sta quell'incredibile prodotto di Rush Duel con la maganera, con lo stacco di coscia che arriva fino qua. Nel senso, se sbustate quella roba, scrivetemi su Instagram che la voglio, cioè vi do qualcosa, vi do delle carte e me la date. Voi nel caso quel prodotto trovate nel loro sito, ce l'hanno e quindi tocca comprarlo. Vabbè, detto questo, passiamo all'apertura. La situazione qua ragazzi è drammatica, eh? Allora, abbiamo un po' di roba da dover vedere e poi sto team, che secondo me potrebbe essere la prima roba che ci andiamo a vedere, eh? Perché almeno così ce la togliamo di torno subito. Apriamolo e vediamo. Allora, abbiamo, togliamo, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, andiamo un po' veloce. Qualche foilina carina c'è. Vabbè, tutta roba piccolina, niente particolare. Già mi ha detto che era un bulk di foil, quindi diciamo io l'ho pagato un pochino di più, E vediamo se c'è qualcosa che ne vale effettivamente la pena, Questo drago bianco occhi blu da duelli spaccai va carino. L'unica cosa che è la reprint. Poi dueller, c'è Cipherlama, numero C32, Trishula, polvere. Vabbè, un po' di cose a caso. Link a caso, vabbè. Poi andiamo avanti, vediamo. Allora, un po' di rituali, boh, carini. Vediamo, predatore delle tombe, Clayman. Vediamo qua cosa c'è, vabbè. Comuni super a caso, comuni tutti super a caso. Fusione chimera, interruzione kaiju, un paio, ragionando. Preparazione dei riti, vabbè, un po' mix, cose a caso. Oh, drago tu occhi rossi, che merda, che schifo. Non mi ricordo se l'hanno ristampato, sa quello no, quello è uno dei pochi. Vabbè, sta a un euro, una roba del genere. Poi guerriero magnetici, questi sono carini, uscivano da uno structure deck, che è tipo lo structure deck dei Yugi, una roba del genere. E poi, niente. Tutto il resto è così. Allora, leviamoci anche questo e andiamo avanti. Allora, oh, lei di calore. Peccato che è super, perché Secret è veramente figa come carta. Allora, lei di calore, connettore, drago metallico. Vabbè, questo schifo che non è Secret. Secret vero, ovviamente, quello da Movipack, Poi, vabbè, grattacielo 2. Questa è simpatica. Queste sono foil a caso. Queste sono foil a caso. Un giudizio solenne, vabbè. Poi altre comuni a caso. Dell'eredità di Yatagarasu per Got. Un'altra. E, vabbè, barriera, avvertimento. Risucchio, colpo solenne. Vabbè, qualcosina di carino c'è. Vediamo, c'è l'ultimo mucchietto e poi passiamo agli album, così ci vediamo tutto il resto. Allora, abbiamo saggio armato. Cavolo, proprio questo è quello che volevo. Loki e wow, incredibile, che bike. Ma basta, leviamocelo, perché tanto non c'è niente interessante. Forse la roba migliore è stato l'eredità di Yatagarasu. Allora, bene, andiamo con un album per volta, perché altrimenti qua se muore. Andiamo col primo, che questo c'è Yugi, Kaiba, Joy. Questo secondo me porta bene. Allora, andiamo a vedere e bam, gli occhiali di Marshmallow. Wow, proprio quello che mi piace. Poi abbiamo un richiamo del bianco, LCKC, 20 centesimi. E il ritorno, non so se è salito perché si gioca in, drago bianco, perché escono i supporti, però non credo. Poi abbiamo un tifone, LCJW,
che questo è carino, ci sta. Cyber Rebel Sistema. Regola antica, ma questo è American. Fammela vedere, che può essere che spinge un pochetto. Bella, tanta roba, figa, ci sta. Poi abbiamo, vabbè, spirito combattivo del drago, bozzo dell'ultra evoluzione in italiano. Queste costicchiano sempre un po', però vabbè, è il problema di carte di questi set, ovviamente. Gli angoli sbeccati, perché il controllo qualità è un po' bassino. Mm-mm. Vabbè, è come qualche set che ovviamente c'ha il silvering e quelle menate lì. Vabbè, poi abbiamo qua un impatto cyber oscuro da Taev. Sta carta? C'è stato un periodo in cui non aveva ristampa da tanto tempo, cioè non aveva mai avuto ristampa. E sto palo no, ma perché? Boh, ma io mi chiedo perché si appiccicano le robe dietro così. Non è penna, che cazzo. Boh, vabbè. Adesso col Coton Fioc piano piano lo leggo. Perché cazzo, un impatto cyber oscuro in prima edizione. Che cos'è quella merda che sta lì dietro? Vabbè. Poi abbiamo Raijeki, un altro Raijeki. Avventura fatidica, questa è carina. Poi andando avanti qua niente di interessantissimo. Creature Swap, questa è carina. Vediamo in che condizioni è. Ma questa, ragazzi, questa è una carta che gli hanno fatto fa così, palese, su un tavolo. Poi da Lodd in prima edizione, un peccato, vabbè. Poi abbiamo predoni metallici pesanti. Praticamente questi sono i pacchetti dei PMT pesanti. Che poi, ridendo e scherzando, a me mi sembra che le carte dentro quest'artwork sono proprio quelle di predoni metallici. Non ne ho la certezza più assoluta, ma mi sembra di sì. E farebbe molto, cioè, sarebbe una cosa bella fatta da Konami. Cioè, renderebbe la carta non banale, vabbè. Poi abbiamo doppio reliquiario, questa non è male, è carina. Poi andando avanti, vabbè, le patchwork, esilio dei signori, doppelganger, vabbè, cose un po' a caso. Libro della vita, ultra rari, questi sono carini, per zombie. Poi buco nero ultra raro da LED, LHD, vabbè. Turbini gemelli ultra, circolo del mago tipo un milione di copie. Poi pescata brillante, libro della luna finto dual terminal. E vabbè, diciamo, questo non c'aveva niente di incredibile. Poi passiamo alla prossima. Questo è un bell'album grosso, così, un 4 dell'Ultimate Guard, vediamo. Oh, wow, Movie Pack Gold. Incredibile, mamma mia, proprio quello che volevo comprare. Già le versioni Secret sono più carine. In senso, non capisco perché, boh, hanno voluto stampare questo set in 14 rarità differenti quando potevano ristampare il Secret di più. Ok, vabbè, ti ringrazio Konami. Poi vabbè, abbiamo gli scontri ad armi pari che sono interessanti. Poi abbiamo Dimensional Barrier, terza scontro ad armi pari, risucchiabilità. Poi doppio tributo torrenziale ultra, bottomless ultra. Vabbè, è più che il valore in sé, la carta figa, c'è tanta roba da tipo 20 centesimi e fa tanto mucchio. Vabbè, un Kaibaman ultra, boh, un corvo di D qua sopra abbiamo un cioè, ragazzi, mi sto veramente arrampicando sugli specchi a cercare qualcosa che veramente valga la pena farvi vedere. Però boh, questo che sta a un euro, Pristische ultra, Cyber Drago ultra, questo che è veramente da Movie Pack e non è da Rarity. Sì, poi Pantera Nera ultra, questo ultra, cioè abbiamo anche il delfino ultra, il corvo. Cioè, confido che nel resto ci sia altra roba interessante, perché non me lo ricordo cosa ho comprato. Sì, cioè, quello che, cioè, ci sono alcune cose che non vi faccio vedere perché non c'è niente da vedere. Nel senso, queste sono le meglio, ridendo e scherzando. E poi c'è questo Cyber Drago Laser. Anche questa. Questo Cyber Eltanin da Jump. Questo è bellino. Condizioni excellent. E ok, questo mi piace. Questa è una bella carta. Poi, Cyber Drago Laser, anche in prima edizione. Anche questo sembra in ottime condizioni, eh. Guardate un po'. Oh, una bella bombetta. Adesso non so a quanto stiamo. Penso tipo 10 euro. È excellent, però, nel senso, ci sta. Mi piace. Peccato fosse stato messo meglio, non dico che la mandava a gradare, però nel senso poteva essere carina da gradare, nel senso. Vabbè, la mettevi lì dentro sopra il suo cofanetto di plastica, vediamola così, sì, dai. Poi abbiamo un po' dei draghi bianchi, tutte le salse, stessa cosa, draghi neri, sì, maghi neri. Questo è American, guardate un po' che coloraccio che c'ha, questo dovrebbe essere American. Anche questo a fianco. Poi abbiamo, vabbè, questo da CT13, questo è Secret. Vabbè, dai, su. E poi qua un po' di roba, ma questo è inglese. Io questi qui li voglio tipo tutti giapponesi che so Ultimate. E tipo mi faccio le seghe a due mani a guardare quella roba. Però mi caserebbe anche averci in inglese.
È da capire, perché Ultimate spingono veramente tanto, soprattutto tipo loro due sono veramente hard. È da capire se nel prossimo acquisto dal Giappone faccio la mattata che li pio tutti. Non lo so, non lo so, è da capire. Adesso come adesso ti direi di no, più avanti poi, se mi prende bene. Allora, andiamo avanti, qua abbiamo qualcosina di più simpatico. Abbiamo i Synchro, abbiamo Doppio Brionac, il favoloso Rajin, Barkion, Trishula. Wow, un po' de Synchro a caso, Wurm, carino in Edison, no, che dico, Wurm, carino per retroformat, Catastor, Drago, Accensione del Cielo, per favore, dammi una gioia, dammine due. Poi abbiamo, vabbè, questo che, anche questo mi sembra che sta un po', e anche questi tipo stanno salendo, non capisco perché, non lo so. Vabbè, abbiamo questo dell'Ed 3, e confido che valga qualcosa. Ragazzi, questa è tutta roba che troverete sul market, in Insta 2 secondi, poi dai. Per favore, il front è bellino. È da jump. Vabbè, GG, sbeccato. Vabbè, dai, sono carte vecchie, me lo aspetto. Però il front è bellino. Quest'altra invece? Quest'altra... Cioè, ho visto l'angolino un po' così. Vediamo, quindi il... Oh, te dirò, è messa meglio dell'altra. Meglio così, dai. Comunque, entrambe da jump. Me le posso fa andare più che bene. Allora, mettiamole a posto. Poi abbiamo, vabbè, queste solite cose. Niente di particolare. Questo è carino. Questi sono carini, ma niente da dire wow. Vabbè, Dueller. Boh, Cyber Drago Nova Ultra. Per Cyber Drago questi. Noir Pure lì, forse un po' tardi. Dovrei, tipo, caricarlo instant. Dei boh, Xyz a caso, Infiniti. Qua stessa cosa. Lui, diciamo, è il più interessante. Tipo in versione comune costa una roba come boh 4 euro. Quindi questa versione ultra costa tipo boh 60 volte di più. 60 volte di più no, però può essere 7 euro li vale. Qua vabbè, cose a caso, anche un Necrots of Brionac. E tre di questi che... bello, bello. Questi stanno tipo a 4 euro l'uno. E questo tipo sta a 20. Non si vende perché è un palo, però sta tipo a 20 euro. 20 anche 30, mi ricordo. Tipo la versione Secret può essere che sta a 25 e questo sta a 20. Tipo una roba del genere. E non è assolutamente male, ripropongo. Allora, andiamo adesso con l'ultimo e vediamo. Questo è più pesante. Vediamo cosa c'è da qua dentro. A parte un paro di carte fake qua. Ma ok. Poi abbiamo un po' di divinità in tutte le salse. LDK2. Poi abbiamo questa TN19. Che sono tutte e tre. Peccato che sono in italiano. Poi Obelisk. Tutto qua. Oh, questo? Ah, questo è il 25esimo, un attimo, pensavo fosse quello bello, hard, costoso. Poi un po' di token, ma questi sono inglesi? Questi ci posso pensare, metterli in collezione. So praticamente le carte che nell'anime possiamo dire che tipo dovevi avere per poter vincere il premio. Questa era il biglietto per entrare sulla nave, questa era la mappa per arrivare al castello di Pegasus. E se avevi questa praticamente, se battevi Pegasus e prendevi il tesoro praticamente. Cioè questo era il premio in denaro. Poi abbiamo carte a caso, no carte a caso, altri draghi bianchi, 3-3, poi abbiamo qua giù un drago nero, altri maghi neri, ovviamente questo ultimate, poi dei cyber draghi, un Pure Lily Quarter, la mia amica Pure Lily Quarter, questo quarter, totalmente a caso, uno Nesusto, secret, capiamo un attimo le condizioni, è unlimited, Questo sarà tipo il mio quinto onesto, considerando che ne ho sbustato pure uno dalla reprint. Però è messo abbastanza bene, eh? Carino. C'ha una botticella qua, però a parte quello, te dirò che me sta più che bene. Poi, andando avanti, abbiamo, beh, le varie maghe secret, boh, un Redox, poi, vabbè, altre carte a caso, oh. I draghi del tuono che sono saliti tipo secret, queste cose qua, tanta robetta piccola che fa mucchio. È questo che mi racconto, diciamo. Sì. Poi vabbè, carte magia a caso, un'apertura marchiata qua che non è male. Questa sta tipo a 9 euro adesso, diciamo è una delle poche carte grosse qua dentro. E se diciamo 9 euro carta grossa è tutto un dire. Poi talento tattiche triple, anche questa buona, soldi. Poi abbiamo tributo torrenziale, secret, carta da soldi, 9 euro, 9-10 euro mi sembra. Controlliamo le condizioni per sicurezza.
Che ci manca che lo... dai, bella, è bella, ok. Ci mancava solo che la tiravo fuori e c'aveva tipo uno sbrego dietro che tagliava la carta a metà. Poi abbiamo qua un giudizio solenne, virus distruggi carte, colpi solenni. Poi beh, queste cose a caso, cose a caso. Ecco, Ufroid. Come si fa? Ufroid è un mostro guerriero. Allora perché mi è sembrata tempesta, cazzo? L'altro giorno vedevo il mio ultimate e dicevo, in giapponese ovviamente, perché sono povero. Dicevo, ma cazzo, ma quello è tempesta. Però non serve tempesta. Poi drago finale alternativo occhi blu, questo è molto bello. Allora guardate che artwork che gli hanno fatto. Poi questa rarità è veramente, ma veramente bello. Poi fusione a caso, fusione a caso, fusioni Xyz a caso, sincro a caso. Un paio di Ash e una con i piedini che non si disdegna mai. Piedini sempre al top. Ogre e poi vabbè, carte a caso. Carta a caso con una maga nera gold che è 3 euro, quindi tutto rispetto. Carte a caso e lui gold, tutto rispetto. Carta a caso, non è vero, cioè il Sieger Secret, mamma mia ragazzi. A parte che secondo me la rarità del Teen 19 è pazzesca. E ok. In più, sto Cyber Drago è bellissimo. Costicchia anche. Quindi, chi so io per non per rifiutarlo, nel senso. Poi, vabbè, abbiamo una Pollusa. Qua altre carte a caso. Tanto non c'è niente di interessante o di troppo particolare. Altre carte a caso. Ah, boh, quello Hero. Già, questo sta... Mi sembra 7 euro, questo sta, boh, a 3. Gelsomino che, boh, adesso sta a niente, poverina. Poi abbiamo un'illusione del caos, carte a caso con questo che stava a 3 euro prima. Poi un coniglio, un'altra Ash. Ecco, guardate che bella. Non è l'Ash con i piedini però, mi spiace ragazzi. Per tutti i fan di piedi, lì non c'è. Poi altre carte, boh. Ragazzi, io mi chiedo, oh, lei sta a qualcosa. Lei dovrebbe stare a 15 euro perché è di un set del cazzo. Non, diciamo, l'acquisto è carino, c'è roba interessante, però è più interessante la quantità. Nel senso, sta roba se pia, si carica tutta sul market e se fa fanvola tutte insieme, perché, no, tutte insieme nel senso, oh, ve la accaparrate voi a singole, perché, diciamo, non c'è quella cartina che dico, wow, incredibile, me la metto in collezione. È tanta roba onesta, che fa il suo, che fa mucchio, e niente, è così. Ragazzi, che vi posso dire? Oggi videolotto un po' tranquillo, niente di assurdo e pazzesco. C'era tanta roba, c'è tanta roba che finirà sul market, c'è tanta roba che vi pierete voi perché vi piace. Cioè, fare un bell'ordine su Car Market, così mandiamo avanti il progetto e tutto il resto. Detto questo, ragazzi, vi rinnovo l'invito a lasciare like, a commentare e iscrivervi, perché dovremmo arrivare a 10k e non è possibile che ci è arrivato Simatrix e ci arriverà Basha a breve. Io non ci sono ancora arrivato. Dovremmo surclassare gente come Toda e gente come Gaming Tonight, che ormai cioè, siamo lì, chiamola così. Detto questo, ragazzi, grazie alla visione e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!